deciso la sua preparazione atletica anche nel tuo recupero dopo insomma il tuo infortunio? L'anno scorso siamo riusciti a lavorare tutto l'anno insieme e i frutti sono misti in realtà, perché ho aumentato molto la mia forza, ho aumentato molto la mia potenza e di conseguenza, cosa che non è scontata, anche la velocità in acqua, perché ovviamente quello che tu fai in palestra non è sempre immediatamente trasferibile all'acqua, perché l'acqua non è un solido in cui tu hai più forza, appoggi la mano, spingi e fai più forte. In realtà applicare la forza in acqua è una sensibilità che hanno in pochi e bisogna costruirla con tanti esercizi, con sicuramente tecniche di allenamento non scontate. E anche in questo Max mi ha aiutato molto, perché io con lui faccio preparazione fisica molto intensa, sono sempre un nuotatore, quindi lo scopo comune è di andare veloce in acqua. Dopo l'allenamento in palestra andiamo subito in acqua per cercare di trasferire il lavoro fatto in palestra, quindi il lavoro sulla forza, subito in acqua in modo da rendere più efficiente tutta la parte della nuotata. Adesso c'è la merenda, che è il momento più bello della giornata. Quando finisci l'allenamento, guarda, non vedi l'ora di mangiare tutto quello che trovi.